erano passati 3 anni da quando avevo iniziato a buttare tutte le mie angosce sul lettino dell'analista. Un brutto giorno ci accorgemmo entrambi che la terapia era fallita. Il medico concluse che la mia psiche era clinicamente morta. Infatti, dopo qualche settimana, sul lettino dell'analista trovai una bara. Raccolsi la mia psiche che mi stava accanto. Essa aveva la sagoma di una donna ed era aerea e trasparente, poiché non aveva più né parole né pensieri. Posi la mia psiche dentro la bara che era sul lettino, piansi e me ne andai. Ma la notte un angelo mi svegliò e mi mise sulla mano destra una bolla d'aria grande quanto una mela. Poi mi disse: ho prelevato la tua mente dalla bara e le ho dato una forma sferica. Ora essa è una bolla che contiene il vuoto assoluto, infatti non ha più pensieri né emozioni né parole. L'angelo aggiunse: questa sfera è come un embrione che deve essere rigestato, occorre un grembo onnipotente che lo riporti in vita. Così dicendo, l'angelo riprese in mano la bolla della mia psiche, la condusse davanti a una porta e la lanciò nell'aria. La sfera della mia mente entrò dentro una grande cripta. L'angelo disse: questo luogo è il grembo di Dio, sarà lui a rigestare la tua psiche. La bolla si posizionò lentamente su un arco. Entrarono nella cripta un uomo e una donna. Il primo iniziò a descrivere l'architettura che si mostrava ai suoi occhi. Le parole dell'uomo sottolineavano l'euritmia e la bellezza degli archi. Le frasi uscivano dalle sue labbra e penetravano nel silenzio della cripta. Poi volteggiarono attorno alla bolla della mia psiche e la avvolsero come in un utero. La sfera della mia mente si staccò dall'arco e iniziò ad oscillare come se le parole dell'uomo la cullassero. Ad un tratto nella bolla della mia psiche baluginò una scintilla che fece crepare il vuoto e fece nascere un vocabolo. Era la parola arte. Subito si innescò una sorta di reazione a catena. Questo nome, arte, fece affiorare nella bolla una lunga serie di pensieri. Emersero i ricordi dei pittori amati nell'infanzia, Matisse e Magritte, ma anche quelli studiati al liceo, Dalí e Balla, infine quelli visti dal vero in mostre d'arte, Corot e Picasso. Il vuoto della mia psiche era stato infranto dalla parola arte. Ora la bolla della mia mente aveva assunto un colore azzurro come quello di un cielo terso. L'uomo e la donna uscirono dalla cripta. Entrò una ragazzina di 16 anni. Essa si posizionò davanti al piccolo altare di sinistra e iniziò a recitare dei versi. Cristo, pensoso palpito, astro incarnato nelle umane tenebre, fratello che ti immoli perennemente per riedificare umanamente l'uomo. Santo, santo che soffri, maestro e fratello e Dio che ci sai deboli, santo, santo che soffri per liberare dalla morte i morti e sorreggere noi infelici vivi, d'un pianto solo mio non piango più,
Ecco, ti chiamo, santo, santo che soffri. Questi versi di Ungaretti avvolsero la bolla della mia psiche come in un utero. In essa baluginò una piccola luce e si formò il vocabolo poesia. Subito nella sfera della mia mente affiorarono ricordi di liriche amate da sempre, versi di Petrarca, Pascoli, Montale, ma anche versi di poeti greci, Saffo, Alceo, Mimnermo. La bolla assunse un colore rosa come quello di un'aurora primaverile. La ragazzina uscì dalla cripta. Entrò una giovane donna che teneva per mano una bimba. Entrambe si posizionarono davanti all'altare di destra, su cui stava l'immagine di Maria con Gesù. La donna disse alla bambina: «Vedi, la Madonna ama suo figlio e lui vuol bene alla sua mamma». Tali parole volteggiarono nell'aria e avvolsero la bolla della mia mente. Essa oscillò e al suo interno ci fu una scintilla che fece comparire la parola «amore». Subito nella sfera della mia psiche emersero ricordi di amicizie dell'infanzia e di innamoramenti adolescenziali, ma anche memorie di tenerezze familiari, abbracci di cugini, baci di nonne, carezze di genitori. La bolla della mia mente assunse un colore verde brillante come quello dell'erba estiva. La madre e la bimba uscirono dalla cripta. Entrò una donna di circa 30 anni. Si posizionò davanti all'altare centrale della cripta. In esso erano contenute le spoglie di alcuni santi. La donna si mise a pregare. «Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome». Le sue parole oscillarono nell'aria e cullarono la bolla della mia mente. Subito in essa baluginò una luce e si formò la parola fede. Emersero ricordi della mia infanzia, il giorno della prima comunione, poi quello della cresima. Affiorarono alla mia psiche anche memorie di promesse di fedeltà fatte a Dio. La bolla divenne di colore rosso intenso, come un raggiante sole estivo. Ora essa conteneva pensieri di arte, poesia, amore e fede. La bolla cambiava colore, ora era azzurra, ora rosa, ora verde, ora rossa, e oscillava tra gli archi della cripta. Poi, misteriosamente, questa sfera gravida dei miei pensieri si avviò verso la porta e uscì all'aria aperta del cielo. Comparve allora l'angelo che mi aveva svegliato nella notte. Esso prese in mano la bolla che continuava a cambiare colore. Ora essa era un ricettacolo di arte, creatività, amore e fede. L'angelo accarezzò la sfera della mia psiche con una tenerezza infinita. Mentre le sue dita la sfioravano, la bolla della mia mente si aprì. Fu allora che le parole e i pensieri che erano dentro di essa si trasformarono in un volo di rondini che si inabissò nel cielo. Esse rotearono come pensieri lieti,
poi si posarono sul mio capo e misteriosamente vi entrarono dentro. La mia psiche era rinata e io ricominciavo ad amare, a pensare, a creare. Una di queste rondini volò sulla bara che era ancora sul lettino dell'analista. La sfiorò con le sue ali e la bara misteriosamente si dissolse. Io ero rinata. Ad maiorem gloriam Dei.